sì, allora tutto confermato, tanto consiglio che quest'estate sono anche abbastanza tranquillo. Allora, se ne possiamo andare a fine giugno, una settimanella in Sicilia. Poi a luglio, volendo, se andiamo ad Arbatax, ti ricordi l'anno scorso? Sì, sì, sto tranquillo, tanto quest'anno non c'ho neanche i debiti, va bene? Sì, oggi ce l'ho i quadri, in portaiella che iniziamo. Vabbè, mo vado, ciao, bella. Un'altra volta, ma poi. Bella ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale incredibile con questo terzo episodio della serie sulla scuola, ovvero La scuola fa schifo. Siamo tornati e sicuramente vi fa piacere perché è una serie che non vi portavo da un diverso tempo per la verità e i primi due episodi sono andati molto bene, quindi aspettavate con ansia questo terzo episodio in cui, come avete visto poco fa dall'intro, parleremo di debiti, ovvero, per chi non lo sapesse, quelle materie che sono risultate insufficienti durante l'anno e che ti costringono a studiare per tutta l'estate. Prima però di cominciare a parlare dell'argomento chiave di questo episodio, facciamo un passo indietro a quello che era il secondo episodio, in particolare in cui parlavamo di figure di merda. Come avevo fatto appunto nel video precedente, andrò a leggere la figura di merda che più mi ha colpito dello scorso episodio che mi avete raccontato voi, ovvero abbiamo Christian che ci scrive: allora Fede, reggite forte, eravamo all'ultima settimana di marzo e la prof decide di fare 3 verifiche di matematica. Gesù, wow. Io non l'ho scrissi sul diario, vabbè, allora sei te che comunque sei distratto e andiamo avanti a leggere. E dimenticai di dirlo a mia madre. Così, arrivai al giorno della prima verifica senza sapere un emerito cazzo. Proprio lui ce lo scrive così e comunque mette le mani avanti, giustamente. E ovviamente prese 4,5, che ti è andata pure bene, perché io vi ho 2 quando non so niente, spiegatemi come vado a prendere 4, ragazzi. Comunque ho soddisfazione. Il giorno della seconda verifica, sapendo molto meno della prima, presi 3. Quindi comunque 4, facciamo la scaletta tra poco. Per l'appunto prese 2 il giorno della terza verifica. E fino a qua comunque ci sta come racconto, andiamo avanti. Un mese dopo, quindi come fosse una storia proprio di quelle dei film, che cazzo c'entra? Mia madre mi disse, cioè sua madre le disse, che domani vado a parlare con la prof di matematica. Io mi stavo cagando sotto, però risposi: ok mamma. Il giorno seguente? Beh, vi lascio immaginare. La cosa bella è che sulla pagella, quindi alla fine dell'anno, aveva 6 in matematica, capito? Perché c'aveva tutte le altre materie che andavano bene. Però questo discorso si ricollega all'argomento di oggi, ovvero i debiti, e qui ci sarebbe da parlare fino a domani mattina, quindi direi di incominciare, dai. E quindi ovviamente, sigla. Ah no, che cazzo dico, non c'era la sigla io. Per chi non lo sapesse, io frequento il terzo, cioè dovrò fare a settembre, il quarto anno, sempre che appunto passerò il debito, del liceo classico, che in realtà sarebbe il secondo classico, perché sempre per chi non lo sapesse, il classico funziona quarto ginnasio, quinto ginnasio, primo, secondo e terzo classico. Chiusa parentesi. Ho pensato bene, anziché farmi comunque bocciare perché è troppo mainstream, di prendere un debito all'anno in questa mia avventura di liceo, perché comunque ritengo che sia un'ottima possibilità, insomma, per studiare, per ripassare, non ci credono giustamente, vabbè. No, in realtà ancora ci rosico come le bestie, e adesso vi spiego più nello specifico. Allora, il primo anno, e quindi vi parlo di 2 anni fa, ho preso il debito di latino. La cosa divertente è che io in latino andavo anche abbastanza bene, cioè ho cominciato con i primi 2 compiti in classe in cui ho preso 7 al primo, 7,5 al secondo, 8 alle interrogazioni, insomma tutto bellissimo. Solo che poi, andando avanti con il tempo, i risultati sono peggiorati. E questo è dipeso da me e non solo. Per chi non lo sapesse, io ho avuto un incidente, ma penso che soprattutto i nuovi, avendo visto il trailer del canale dei 10.000, a proposito ve lo lascio qui sotto in descrizione. Cosa non si fa per le visualizzazioni? Ho avuto comunque un incidente ormai 4 anni fa e nell'anno, insomma, del mio primo anno, quante volte so di anno, di liceo era passato semplicemente un anno, ecco appunto, mazza che figa la vita.
a gennaio, quindi proprio alla metà dell'anno, ma porco due, ho dovuto perdere una settimana di scuola, ero ancora un po' alle prese con le varie operazioni per l'incidente. Un po' per l'operazione che mi aveva fatto perdere comunque il ritmo di studio, ho dato un po' di meno, soprattutto il latino, e di conseguenza la media alla fine dell'anno veniva tra il 5 e il 6. Solo che c'era una mia compagna di classe, che adesso non andrò a nominare perché per motivi di privacy, che insomma aveva 4. Ok che era dello scientifico, ma aveva 4. E ovviamente il giorno delle pagelle, dei risultati, l'unico con sospensione del giudizio scritto a caratteri cubitali era il sottoscritto. Grazie, grazie a tutti, grazie veramente per la standing ovation, non dovete, un bacione. Ricordo, e chi se lo scorda proprio, che il giorno insomma delle pagelle io andai con i miei a controllare, insomma a vedere i quadri e tutto quanto, e c'era una mia amica, peraltro la mia migliore amica, che involontariamente mi fece sperare, nel senso che nel momento in cui io arrivai a scuola lei corse da me felicissima dicendo: Fede, nessuno ha preso il debito, siamo tutti ammessi. Peccato che aveva controllato solo i quadri di scienze umane. E quindi potete capire il mio stato d'animo meraviglioso e proprio che sprizzava emozioni e gioia nel momento in cui ho visto che avevo il debito. Sì, perché diciamo che una volta arrivato ai quadri è come se ci fosse stato Zeb a dirmi: Volevi! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Arriviamo al terzo, quindi dopo il primo biennio. Il terzo anno è a detta di tutti quello più difficile, perché lo studio aumenta ancora di più, quindi ovviamente dovrebbe aumentare anche l'impegno di ognuno di noi, di ogni studente. E quest'anno devo dire con molta modestia che l'impegno c'è stato, anche tanto. Non so se anche a voi capita, ma penso che capiti un po' a tutti gli studenti, di avere insomma la sensazione che c'è quel professore che poco non ve può vedere. Nel mio caso devo dire che le cose sono sempre più complesse. Non è che il prof di quest'anno o la prof, rimaniamo un po' in superficie, non mi potesse vedere, ma secondo il mio modestissimo parere a febbraio aveva già deciso che qualcuno dovesse prendere il debito. E qui ovviamente ogni riferimento a cose o persone è puramente casuale. In sintesi, da quella che è stata la mia esperienza, studiare tutta l'estate non è vero, cioè non è vero che studi tutta l'estate, magari può essere anche che ci ho fatto l'abitudine, quindi non mi pesa come cosa. Ovviamente, come in tutte le cose, se uno si sa organizzare bene il proprio tempo, riesce fino per esempio a metà luglio a fare il corso di recupero, e poi dipende, perché molte scuole fanno l'esame di recupero già a luglio, altre come la mia ad esempio le fanno a settembre. Ma comunque, come stavo dicendo poco fa, se uno si sa organizzare bene il proprio tempo non pesa neanche troppo, che poi non è vero, perché tutti vorremmo stare al mare e basta d'estate. Detto questo, signori, io spero che comunque anche questo terzo episodio vi sia piaciuto. Qui sotto ovviamente raccontatemi di qualche vostro debito, se li avete presi, se siete al liceo, raccontatemi un po' insomma dell'argomento di cui abbiamo parlato oggi qui sotto nei commenti, perché come al solito all'inizio del prossimo episodio, che magari vi porterò prima di poi, ne parlerò come ho fatto all'inizio di questo e come ho fatto all'inizio dello scorso. Io vi invito ovviamente, se siete nuovi, ad iscrivervi al canale e passare qui sotto in descrizione per i miei social, che sono su tutti Facebook, Instagram e Telegram. Vi do quindi appuntamento ai prossimi video e mi raccomando ragazzi, debito o non debito, l'importante è organizzarsi il proprio tempo, perché poi non è che pesa così tanto, no? Basta con sto greco, basta, non ce la faccio più. Cioè mi prende pure per il culo. Ma vaffanculo.